Benvenuti nel mio canale. La condizione dell'essere umano in quest'ultimo periodo, ma si può dire che è sempre stato così, è molto mirata al fare piuttosto che al comprendere. Questo per dire che la condizione dell'essere umano genericamente è in una condizione di tipo meccanica. L'uomo non è assolutamente in grado, di comprendere le leggi alle quali è sottoposto, di comprendere le leggi naturali, l'ecosistema nel quale è inserito, e per cui ogni sua azione, è semplicemente meccanica, è semplicemente dettata dalle leggi che lo condizionano, dall'ambiente nel quale è nato e soprattutto anche dal periodo in cui è nato. Noi quando nasciamo, nelle nostre società veniamo educati fin dalla tenera età su cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci, quali sono le cose giuste e quali sono le cose da fare per ottenere un posto in questa società. Quindi tutto è mirato al portarci all'esterno, a non farci sentire le nostre qualità interiori. E soprattutto svilupparle. Per cui la condizione umana si dice che è una condizione di recluso. L'uomo e la donna non sono in grado di scegliere nulla all'interno della loro vita perché sono condizionati, rispondono semplicemente a delle leggi meccaniche dell'ambiente nel quale sono contenuti. Non ha nessuna possibilità di scegliere nulla. E questo è un concetto da capire profondamente. L'uomo non può scegliere nulla, per cui ogni sua reazione è meccanica. Basta schiacciare il bottone giusto e c'è una reazione meccanica conseguente. Questa non è libertà. La natura nella quale siamo inseriti ha delle sue leggi che ci condizionano, ma l'essere umano non le ha capite e nemmeno le conosce, per cui crede di agire e di muoversi all'interno di queste situazioni, ma non ha nessuna possibilità di scelta. Per giunta, tutta l'educazione che abbiamo ricevuto è stata mirata a tenerci lontano dalla nostra realtà e non ci ha mai permesso di scoprire le nostre parti più interiori, più intime, anzi, sono state demonizzate sempre, tanto che non siamo assolutamente preparati a seguire le nostre attrazioni naturali. I vari condizionamenti che abbiamo ricevuto ci hanno letteralmente messo in difficoltà. Per cui la condizione dell'uomo, come abbiamo accennato poc'anzi, è una condizione di recluso, dove tutto l'ambiente naturale, ci è ostile, ma non ostile perché c'è nemico, ma c'è ostile perché noi non ne abbiamo comprese le leggi, non ne viviamo in armonia e per cui ogni nostra azione non ha nessuna conoscenza e soprattutto si può dire in una parola che le nostre azioni sono semplicemente l'ombra di quello che vorremmo essere. Lo scopo di questo video introduttivo è quello di comunicare che verrà istituita una rubrica settimanale, forse anche con cadenza bisettimanale, questo lo vedremo nel tempo, per spiegare appunto la condizione reale
dell'uomo, quindi come emanciparsi, quali sono i costituenti dell'uomo, quindi i tre principi che ne costituiscono l'incarnazione, quindi soprattutto lo studio dell'essere, che è poi veramente la parte reale che si incarna. Spiegarne brevemente le sue leggi e poi approfondire il concetto della coscienza o anima per capire anche storicamente tutte quelle che sono stati gli errori e i condizionamenti che ci hanno dato, che la nostra cultura ci ha dato inerente alla nostra condizione di recluso. Sono argomenti molto complessi, difficili da discutere in un breve trattato, anche perché per realmente capire la condizione nella quale ci troviamo, bisogna abbattere tutte quelle che sono in primis i nostri condizionamenti. Quindi bisogna cominciare a fare tabula rasa di tutte quelle che sono state i nostri condizionamenti e le cattive informazioni che ci hanno deviato o depistato all'interno di tutta la nostra formazione. E questo è un lavoro che insieme lo affronteremo, se non altro in termini di sapere. Quindi illustreremo i vari passaggi dell'uomo che anche nella sua fase di vita subisce, quindi anche le varie influenze che la stessa natura gli provoca a determinati passaggi, i quali la maggior parte delle volte vengono vissuti in modo inconsapevole, in quanto l'uomo è completamente impreparato nel cammino della vita. Non è mai stato formato e per cui si arrabatta come può. Quindi, per concludere, faremo delle piccole puntate dove si svilupperà questo argomento, quindi l'argomento della reclusione dell'uomo, le possibilità che ha, quali sono i collegamenti con la parte reale. E cosa bisogna sviluppare per potersi emancipare dalla condizione di schiavo? Vi saluto.